Ciao a tutte ragazze e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi cireremo insieme il video haul dei saldi e in questo video vedrete un po' anche i capi indossati. Mi raccomando, mettetevi comodi che ho da farvi vedere un bel po' di cosine. Inizio facendovi vedere una cosina che ho acquistato nel mio negozio, nel negozio in cui lavoro, e si tratta proprio di un paio di scarpe. Allora, ho voluto acquistare questi sandalini carinissimi, ve li faccio vedere, sono questi qua. Sono fatti così, sono a sandalino, quindi si chiudono dietro, hanno la suola bianca un pochino rialzata e questi laccettini qua argentati, glitterati, fantastici, che mi piacciono un sacco, danno proprio luce al piede, insomma lo accompagnano molto molto bene e sono della marca Estrada e lo potete acquistare nel negozio di Scarpe Scar. Costavano, mi sembra, all'incirca 30 euro, ma io con lo sconto, con i saldi, le ho pagate sulle 20 e qualcosa, quindi non tantissimo. Mi serviva un sandalino per questa stagione, quindi queste qui mi sembravano proprio proprio carine. Sono stata nella profumeria della mia città, che si chiama Alcent e si trova al Parco Levante, e ho acquistato la Black Mask che mi avete visto utilizzare nello scorso video. Se ancora non l'avete visto, mi raccomando, ve lo linko qua sotto e andate a vedere, perché proviamo insieme per la prima volta la così tanto parlata Black Mask e vi do un po' le mie considerazioni e quello che ne penso al riguardo. Quindi se ancora non l'avete visto, mi raccomando, andatela a vedere. E questa qua l'ho pagata, nell'altro video l'ho detto però lo ripeto anche qua, l'ho pagata solamente 3,90 euro, quando in realtà costerebbe 14,90 euro, quindi è presa non bene di più. Se siete di Livorno andate a prenderla subitissimo, perché ce n'erano ben poche. E poi, sempre nel solito negozio, ho acquistato due profumi, perché come sapete io l'estate, ma anche in inverno, primavera, autunno, adoro i profumi in generale e non posso farne a meno, quindi ne ho acquistati due e sono questi qua. Sono fatti così, le boccettine sono molto molto carine, come potete vedere le ho già utilizzati tantissimo perché mi piacciono da morire, sono proprio freschi e stanno proprio d'estate. Non sono di marca, perché uno si chiama New Olive e l'altro si chiama Freglux Sensual e sono costati 2,90 euro l'uno, quindi pochissimo. Sono quei classici profumi che ti metti giornalmente, magari anche per andare a lavoro, magari non per uscire il sabato sera, perché è che poi la durata di questi profumi è elevatissima, però comunque per uscire giornalmente sono molto 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 buoni. Poi, sempre nel negozio in cui lavoro, sapete che ormai io sto andando in fissa un po' con le campanelle e ad essere sincera, quelle che avevo io in argento finto mi si stanno un po' tutte rovinando da quanto le ho utilizzate, stanno diventando un po' tutte nere, quindi sto cercando disperatamente delle campanelle in argento vero, perché io adoro le campanelle. Nel negozio in cui lavoro c'erano tutti gli accessori a 2-3 euro e quindi io non mi sono fatta scappare queste fantastiche campanelle in oro finto. Ovviamente sono un po' pesanti, però mi piacciono da morire, sono molto belle. Passando invece alla parte che penso preferiate un pochino di più, ed è proprio la parte dei vestiti, diciamo che prevalentemente ho acquistato dei top, delle magliettine. Allora, iniziamo subito da Pinky. Ok, iniziamo subito da Pinky, in questa super mega busta dove ho speso ben 42,92 euro. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è un accessorio e sono questi fantastici choker qua. E guardate bene quanto sono venuti a costare questi 4 choker, ben 2 euro, quindi non me li sono fatti scappare. E hanno delle fantasie tutte diverse, questo qua è un argento lucido, questa è una catenina in oro rosa, questa è una catenina sempre in camoscino nero con questi dettagli oro rosa e questa qua è l'unica in pizzo nero. Sono veramente molto molto carini, ancora non li ho utilizzati ma sicuramente lo farò presto. Sempre da Pinky, visto che ce l'ho sotto mano, ho acquistato questa fantastica cover qua per l'iPhone 6 ed è rosa e dipende da come la guardi ha dei riflessi particolari, e questa qua è venuta a costare solamente 2 euro quando invece ne costava, mi sembra, 6-7 euro. Passando al vestiario invece di Pinky, ho acquistato questo top super super carino. Appena l'ho visto ho detto questo deve essere mio assolutamente, è molto corto però copre bene il
il seno ed ha tutte queste balzettine brellate che sono molto particolari e rendono il top molto molto carino. E una cosa che mi piace tantissimo è il colore, che è un fantastico celeste pastello bellissimo. Ho pagato solamente 11,19 euro. Poi, altra cosina da Pinky che ho acquistato è questo cardigan qua. Ed è fantastico, io lo adoro. Non tanto per la forma del cardigan, perché comunque tutti i cardigan, tutte le giacchettine hanno lo stesso stile, quanto tanto per il colore, che è fantastico ragazzi, è veramente veramente bello. Arriva fino ai fianchi, ha le tasche, è un classico cardigan. E questa qua mi sembra l'abbia pagata sulle 15 euro. Ho staccato il cartellino. Altra cosina che ho acquistato da Pinky è questa fantastica magliettina qua, molto molto carina. Ha la particolarità di avere tutti questi, non so se dalla videocamera si vede, comunque tutti questi, tutte queste striscioline che rendono molto particolare il top. Dietro è incrociato, è molto molto carino, ha lo scollo a U e veste molto bene addosso, devo essere sincera. E anche queste mi sembra sia un XS o un S, è molto molto carina. E anche questo l'ho preso soprattutto anche per il colore, che è un rosa chiaro chiaro chiaro, che credo stia benissimo con il cardigan che vi ho fatto vedere prima. E questa l'ho pagata solamente 5 euro, ragazzi. Siamo adesso a quello che ho acquistato da H&M. Ho acquistato questa fantastica magliettina che secondo me è molto bellina e ha tutte queste balze velato che cade sulle spalline. Per la sera secondo me è molto elegante, anche per una cena fuori. Anche questo è corto, però copre bene l'ombelico, copre tutta la panza. E questo qua l'ho acquistato solamente a 8 euro, ed è una S, è molto carina, può stare sia così e sia così, potete utilizzarla in entrambi i modi. Altra magliettina di H&M è stata proprio questa qua, e appena l'ho vista me ne sono innamorata, ho detto no, me la devo provare e deve starmi per forza, perché credo sia una delle maglie più carini che abbia visto lì dentro. L'ho pagato solamente 5 euro, è di vellutino, ora non so se dal video lo potete vedere, però comunque addosso sembra quasi che tu ci muoia di caldo quando la vai a indossare, ma ci stai bene in realtà. Ha anche una scritta qua sul seno e la particolarità è proprio il tessuto, che è morbidissimo e addosso calza benissimo. È molto accollato, diciamo che non è adatto per il giorno, ma per la sera secondo me è carinissimo. E ho abbinato a questa super magliettina che mi è piaciuta da morire la fascia per i capelli. Guardate un po' che abbinamento super super top che ho fatto. La magliettina a 5 euro e la fascia per i capelli a solamente 1 euro, ragazze, 1 euro. Inizialmente l'avevo presa per andare al mare, però poi appena ho visto la magliettina, questa qua, ho detto no, vabbè, devo fare assolutamente l'abbinamento perché ci sta d'incanto. Altro top da H&M è stato proprio questo qua. Questo qua diciamo che lascia scoperto un ombelico, uno di quei top degni di essere chiamati top, perché è molto scollato sia davanti che dietro e lascia scoperta tutta la panza. E questo mi piaceva sia per la particolarità di questi fiori e sia anche per il colore, perché io non ho un capo d'abbigliamento rosso, non ne ho, quindi il colore mi ha affascinato tantissimo. Questa è una S e addosso anche questa calza molto molto bene. E questa qui sì, l'ho pagata solamente 3 euro. Sempre da H&M, nel reparto accessori, ho trovato questi fantastici occhiali, ragazzi, specchiati blu, che secondo me fanno la loro figura. A me piacciono un botto. Ora voi vedrete tutti i riflessi perché sono veramente specchiati in un modo incredibile. Mi piacciono tanto, non so come mi possono stare addosso, però io li trovo molto molto carini. E soprattutto l'ho acquistata anche perché costavano solamente 3 euro, quindi non mi sono fatta mancare un paio d'occhiali. Passando agli accessori veri e propri, ho acquistato questo choker. Sì, in questo video vedrete un sacco di choker che ho acquistato, però ora mi sono appassionata un po' anche di questi choker. È un classico choker con il cinturino nero e questa mega pallozzona, questa mega campanella in argento. Ero convinta che non mi piacesse addosso perché la campanella secondo me è un po' troppo grande, però ragazze, mi piace un sacco, veramente, non l'avrei mai detto. Magari senza orecchini, perché se abbinate anche gli orecchini magari poi è troppo troppo addosso.
però visto così è veramente carino. E questo l'ho pagato solamente 1 euro. Altri choker che ho acquistato, che sono tantissimi, e ora ve li faccio vedere. Questi qua, che sono 3 choker, tutti di stili diversi. Questo ha il cinturino in camoscino, questo ha il cinturino un pochino più in ecopelle e questo in stoffa. Ognuno ha un ciondolino molto carino. Questi due sono molto fini, questo è molto più aggressive, però mi piacevano. I choker sono venuti solamente 1 euro. A son di 1 euro poi siamo arrivati a una cifra abbondante. Altri choker sono questi qua. Essenzialmente questo pacchettino qua l'ho preso per questo qua che mi piaceva un sacco. E cade proprio sul seno, bellissimo. E poi questo qua più grande in vellutino. E anche questo è costato solamente 1 euro. Altri choker di colori diversi stavolta sono questi qua. Che mi sembrava un po' brutto prenderli tutti neri. Quando mi vesto di colori diversi, comunque sì, il nero sta sempre bene su tutto. Però ho visto anche questi choker qua, non so bene definire che colori sia, però penso sia un giallino malato, diciamo. Allora, questo qua è fine in vellutino. Questa è una semplicissima catenina oro. E questo ha una specie di cordoncina con un ciondolino super carino, un punto luce. E anche questo è costato solamente 3 euro, quindi 1 euro a choker. Adesso passiamo a Calliope. Da Calliope ho acquistato sempre dei top. Il primo che vi mostro, che mi ha colpito prima di tutti, è stato questo qua, ed è quello che mia mamma preferisce di più, ed è fatto in questo modo, veramente carino, è cortissimo, ha queste balze sul seno che se non le stiri ti stanno dritte, però ha la particolarità di avere tutti questi bottoncini. Il colore, ragazzi, il colore è fantastico, mi piace un botto, ed è costata solamente 7,99, molto molto carina, canottierina. Altro capo d'abbigliamento di Calliope pesco è stato questo body super super carino. È questo qua, fatto in questo modo, con le strisce orizzontali bianche e rosse. Allora, per l'estate questo colore è fantastico, secondo me. Una cosa però è che è una S, però a me sta un po' grande di seno e di spalle. È molto carina, anche questo ha lo scoglio, lo scollo a U, quindi lascia ben scoperta questa parte. Poi è classico body che si aggancia sotto alla patatina. Questo qua è costato 5,99. Ultimo capo d'abbigliamento da Calliope è stato questo top, un altro top, sì. Ed è fatto in questo modo, ha questa trama particolare, non riesco a definirla bene. Davanti ha anche questa lo scollo a U, mentre dietro ha questa particolarità, ha questo intreccio molto molto sexy, anche se la magliettina non è del tutto sexy. E questa l'ho pagata solamente 7,99. È una taglia S e anche questa calza molto bene addosso. Mi piace un sacco. Bene ragazzi, io con gli acquisti penso di aver finito qua. Come avete visto, non ho acquistato tantissimo. Fatemi sapere qual è stato il vostro capo preferito di questi qua che vi ho mostrato io. Se anche voi avete acquistato qualcosa con i saldi, se sì cosa, in che negozi siete andati, in che negozi mi consigliate di andare. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!